siamo dati Gesù e Maria. Sempre sia dato. Cari sorelle carissime, siamo giunti all'ultima celebrazione di questo mese di maggio, l'ultima celebrazione domestica, in un contesto contingente un pochino movimentato. Ecco, noi stiamo celebrando in questo contesto contingente la messa in onore di Maria Vergine, Regina della Pace, perché questo è un titolo che la Madonna in vari siti di apparizione, alcuni già riconosciuti, altri ancora in via di studio, si è riconosciuto, ed è uno dei titoli più importanti della Madonna. Sapete che il Rosario termina proprio con l'invocazione Regina della Pace, prega per noi. Ecco, questo ci dice assolutamente una cosa. Facciamo un esempio concreto per la situazione contingente. Noi stiamo andando su una situazione contro cui certamente bisogna fare qualcosa, quindi non si può dinanzi a alcune cose assistere rimanendo impassibili come se niente fosse. Certamente la prima cosa è sempre pregare, però bisogna anche come dire, manifestare. Lo facciamo sempre da cristiani, da figli di Dio, che c'è uno stile che va sempre osservato e mantenuto. Perché non dobbiamo anche le cose giuste, non aspetta non farsi poi prendere dal diavolo, perché bisogna fare bene anche le cose buone. Quindi c'è sempre uno stile pacato, che dice le cose chiarissime. Guardate come fa il Papa, Papa c'ha sempre il suo vicino sulle labbra, tra quei discorsi che fa gira a destra e a sinistra, io li sento, insomma, li ho sentiti, anche compresi i discorsi fatti alle varie conferenze episcopali, insomma, col suo visino, con la sua consueta pacatezza. Ma ecco, questo è proprio uno stile che ci caratterizza. No? Anche Gesù, quando doveva dire qualcosa, la diceva molto chiaro, ma sempre con quello stile, con quella mitezza, con quell'umiltà, perché è uno stile divino questo qui, no? Anche la Madonna, se uno studia le apparizioni, dice delle cose molto molto serie, molto forti, no? Ma c'è sempre questo suo modo pacifico, ecco, che non fa mai, perché ogni volta che perdiamo la pace, questo dobbiamo tenerlo sempre per buono, vuol dire che stiamo uscendo un pochino dalla paradigma montana. La Madonna è la regina della pace, per un motivo molto semplice, perché lei neanche un istante della sua vita terrena non ha fatto se non ciò che Dio voleva. Perché il pacifico, la pace assoluta, è Dio. Chi non sta in pace perché non sta in comunione con Dio, questo è troppo sicuro. Non è che uno sta in pace perché la litigata non parla col fratello o con la sorella, perché tu non parli con tuo fratello e con tua sorella se non stai in pace con Dio. O meglio, possono succedere dei casi che tuo fratello e tua sorella, è tuo fratello e tua sorella che non parla con te, non tu che non parli con lei. Allora, in quel caso uno è accogliente, perdona, chiede perdono. No, ma se tu non mi avete manco scritto al muro, prego per te, non c'ho altro da fare. Però se noi stiamo in pace, come dice San Paolo, stiamo in pace con tutti. Quando non c'è la pace con tutti, né c'è la pace con noi stessi, quindi che dentro di noi siamo inquieti, agitati, angosciati, preoccupati, c'è sempre qualcosa che non va. Questo leggete tutte le opere d'ascetica, di spiritualità, tutti i santi che volete, tutti i documenti che volete, dall'anno 30 fino ad oggi hanno detto tutti la stessa cosa. Quindi la prima cosa che dobbiamo costruire sempre, anche nella nostra comunità parrocchiale, è sempre, fin dove è possibile certamente, la pace. Ecco perché la guerra di per sé non è mai una cosa buona, mai. Neanche le guerre verbali, neanche le... bisogna fare sempre il possibile per operare in maniera pacifica. Gesù ha detto beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Opera perché figli di Dio? Perché gli assomigliano, perché Dio opera così. La Chiesa ha anche insegnato che purtroppo in alcuni casi, quando non c'è proprio nient'altro da fare, può essere necessario addirittura, capite? Perché voi capite, andiamo a creare la questione, ma immaginiamo se l'Italia venisse invasa da un'azione straniera, militarmente. Cosa vuole Dio che diciamo benvenuti, venire a... No, evidente, no? È chiaro che bisogna fare il possibile per evitare che l'invasione militare avvenga, quindi la diplomazia, le cose, le stesse cose, noi dobbiamo sempre pregare, anche perché io invito a pregare in questa messa. Io c'è una cosa che ho molto a cuore, perché è una cosa molto importante, secondo me questa è una cosa della Madonna.
deve farsi il summit tra Trump e il presidente della Corea del Nord. Questa è una cosa importantissima che queste due persone non si guardino in faccia, no? Cioè tutti quanti gli incontri, anche la gente poi non capisce, no? Anche quando si fanno gli incontri, anche quando per esempio il Papa va a visitare, questo lo faceva anche San Giovanni Paolo II, quando entrò in sinagoga ebraica, non è che tu vai in sinagoga ebraica a dire, cioè, capito, a dire se siamo ebrei o cristiani, non è la stessa cosa se siamo ebrei o cristiani, perché io credo che Gesù Cristo è un figlio di Dio e tu no, d'accordo, però lo stare in guerra non va bene, d'accordo, perché rispetto questa tua diversità, certamente io che so che Gesù Cristo è Dio e però capisco che tu non ci credi, prego per te, ma intanto noi siamo comunque, anche se non siamo, come dire, accomunati dalla stessa fede, siamo due esseri umani, capite? Quindi non è una cosa buona che ci si scanni per motivi religiosi, non lo è, perché anche il cristianesimo si propone, capito? Cioè tu lo dici a una persona, guarda che Gesù Cristo è venuto sulla terra dicendo che è Dio, non ci credi? Se non ci credi, io sì, d'accordo, troviamo altre forme e modalità di comunque con presenza, era anche quello che diceva sempre l'altro Papa buono, no? San Giovanni XXIII, quindi bisogna sempre cercare con il prossimo ciò che ci unisce e non ciò che ci divide, non perché non sia importante, capite? Cioè la nostra fede è la prima cosa, la divinità di Gesù è la prima cosa, noi lo sappiamo che per grazia stiamo nella pienezza della rivelazione e dobbiamo esserne felicissimi di questo, d'accordo? Però questo deve risuscitarsi con sentimenti di compassione verso chi ancora non ci è arrivato. Non semplicemente dirgli brutto, cattivo, peccatore, devi convertire se no vai all'inferno, che potrebbe pure, cioè, capite, ma non si può intessere, capite, così come anche quando ci sono delle situazioni dove è evidente che c'è uno che c'ha torto e l'altro che c'ha ragione, ecco cosa vuol dire essere operatori di pace. Poi io intanto faccio il parroco, te devo far parroco, quindi farlo proprio in maniera molto terra terra. Cioè che significa? Significa che se io voglio bene a una persona, io devo aiutarlo a capire che sta sbagliando. Allora, quando noi stiamo sbagliando, noi siamo contenti se una persona viene e ti dice imbecille, capisci niente, hai fatto così, così, cioè non ascolteremo mai, perché già che si rivolge così, già te dispone. Quindi pure se stai a sbagliare, non è che ti correggi, ma lo rifai apposta, perché ti sta insultando, te lo sta dicendo in malo modo. Se invece tu trovi il modo per aprire quel cuore, per dirgli mezza parola, con delicatezza, con umiltà, forse ci penserà e forse cambierà idea, capite? Su questo noi dobbiamo stare attenti. Io ho imparato, cioè un prete è obbligato a imparare queste cose qui, capite? Perché cioè, un prete gli sbarco di nazione, però a volte bisogna avere pazienza, perché una cosa non si può dire subito, perché la persona non sarebbe in grado di ascoltarti, oppure non è ancora maturato, non lo capirebbe, e allora prima preghi e poi parli. È una cosa molto difficile, capite? Cioè, però dobbiamo essere sempre guidati da questo pallino, no? Cercare se possibile di conservare la pace, fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, come Gesù ha detto nel Vangelo, prego a loro. Tutto quello che tu stai sbagliando, come vorresti essere corretto? Io ho avuto la grazia di incontrare nella mia vita santi sacerdoti e santi vescovi che mi hanno insegnato a me, cioè capite, che dovendomi far notare qualche cosa, ma io vorrei poter, non posso perché sono dotato personalmente, vorrei raccontare proprio nei dettagli, io quando ho visto, cioè è impossibile non ascoltarli, perché tu hai talmente adeguato, guarda questo, cioè, che poi io non sono sciocco, no? Quindi vedo quello che fa e mi ricordo i santi che quando dicono la correzione paterna si fa dicendo questo, e questi lo facevano proprio a lettera, capito? Quindi ricevere una cosa bellissima, capite? E assai proficua. Questo è proprio lo stile della Madonna, capite? La Madonna, guardate quando chiede delle cose, a volte chiede delle cose molto impegnative, andate in alcune apparizioni, cioè chiede di confessarsi, chiede di andare a messa, chiede di fare un sacco di rosari, chiede di fare le penitenze, i sacrifici, i digiuni, quindi non è che ce l'ha molto leggera, ma lo chiede sempre con molta umiltà, con molta umidezza, dà un invito, non dà un ordine, capite? Quindi se mi vuoi ascoltare, io sono felice e tra l'altro va in favore a te, se non mi vuoi ascoltare, Madonna, capite? Pazienza. Ha quindi questo stile che noi dobbiamo imparare. Termine del mese di maggio, abbiamo fatto questa piccola riflessione, perché sapete, la devozione alla Madonna, abbiamo fatto tante belle cose, continueremo a farle sempre con tanti rosari e con tante preghiere, no?
però dobbiamo soprattutto, come diceva Padre Pio, la vera devozione consiste nell'imitazione. Quindi, riflettendo su questa sua caratteristica, che era pacifica, comprendere perché e provare piano piano, certamente non si fanno i miracoli dalla giorno alla mattina, ad assumere uno stile che assomigli allo stile della Santissima, sempre Vergine e Divina Maria. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.